Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Genova, 4 novembre 2011. In un'ora viene giù l'acqua che normalmente piove in 6 mesi. È pieno giorno, esondano i torrenti Bisagno e Fereggiano. Ci saranno 6 vittime. A distanza di 12 anni dai fatti, incontriamo l'allora sindaca Marta Vincenzi. Io al mattino vado a fare i servizi, i centri antiviolenza, gli anziani e di mense. Sta scontando ai servizi sociali la condanna a 3 anni per omicidio colposo, proprio a causa della gestione di quell'alluvione. A differenza di quanto le previsioni dicevano, in un'ora venne giù il finimondo. Allora fu fin dal primo momento l'accusa al sindaco per avere tenuto le scuole aperte, che tu quello che hai fatto l'hai fatto magari hai sbagliato, ma pensando di fare il meglio, e quindi sto scontando quello che devo scontare. Certo, rispetto allora, per un sindaco è molto diverso oggi. Il sindaco si trova in questa situazione solo se non fa quello che dice la legge. Quando si dà l'allerta rossa o l'allerta arancione o gialla, può essere eventualmente perseguito, ma sarebbe un deficiente, no, ovviamente. Ecco, ai miei tempi io dovevo decidere se e in quale misura attuare quelle norme, e che in situazioni come quelle che io credevo ci fossero, e anche tutta la protezione civile non prevedeva che chiudessimo le scuole. Oggi c'è una legge che consente ai sindaci di essere più tranquilli rispetto alle responsabilità penali. Resta il tema però di cosa si deve fare, perché questi fenomeni, che saranno sempre più frequenti, debbano per forza essere meno distruttivi. E qui si tocca il tasto dolente, perché negli anni si continua a costruire su aree esondabili. Queste cose gridano vergogna, perché non si vedono nel momento in cui succede il disastro, ma sono quei comportamenti che promuovono i futuri disastri.